Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Oggi incentrato sulle attività e le prospettive della Fondazione Angelini, di cui abbiamo oggi in studio la consigliera delegata Esther Casò. Buonasera. Buonasera. Io partirei da un concetto, ovvero tra, diciamo, i vostri credo obiettivi, no? C'è anche lo sviluppo di una coscienza territoriale, chiamiamola così, anche immagino tra i più giovani. Per quanto riguarda proprio i più giovani, i ragazzi, che cosa siete riusciti a portare avanti? Stavo proprio pensando a loro mentre venivo qui, perché pensavo ai ragazzi che stanno facendo gli esami di maturità. E la fondazione da sempre, 33 anni ci siamo nel territorio bellunese, si è rivolta ai giovani con attività formative di vario genere, soprattutto, come diceva lei, rivolte all'ambiente, al territorio, all'ambiente montano, perché è un centro studi sulla montagna, ma anche con iniziative legate alla biblioteca. La biblioteca è frequentata soprattutto da giovani che sono magari o interessati all'alpinismo e quindi cercano le guide, oppure interessati alla geologia, a fare delle tesine. E abbiamo appena terminato un bel progetto intitolato Rigenera Montagna, la riscoperta dei luoghi attraverso lo sguardo delle giovani generazioni, sostenuto dalla Fondazione Care Verona. Diretto ai giovani che hanno dato delle risposte molto molto interessanti. E per lo sviluppo di questo territorio bellunese i giovani sono l'elemento più importante e noi li curiamo in modo particolare. Abbiamo delle attività formative mirate, come un corso di geografia che sviluppiamo tra poco e che riguarda insieme con la Fondazione Dolomiti UNESCO, che riguarda uno dei sistemi dolomitici, e a questi corsi di geografia partecipano anche studenti dell'Università di Padova, quindi cerchiamo di portare a Belluno degli studenti, oltre naturalmente agli insegnanti, che sono i primi destinatari, perché sono i formatori per eccellenza, e ad altri tipi di formatori, formatori del CAI, le guide, ecco. Il prossimo corso di geografia, è incentrato sul sistema, sulla Croda da Lago, sistema numero uno delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, e la vicina Val Fiorentina, quindi unisce un itinerario su un sistema dolomitico, su un gruppo montuoso, e un itinerario attraverso una valle per conoscere sia il passato di questa valle, sia i problemi, lo sviluppo della valle, tipica valle montana, al giorno d'oggi. E questo corso, che è intitolato I frequentatori delle Dolomiti, tracce, percorsi, impronte, paesaggi, avrà una sua base di partenza al museo, un'introduzione teorica al museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore, che è un museo molto bello, molto particolare. E avrà con noi anche il professor Paolo Mietto, che fa parte del nostro consiglio scientifico, che quel museo lo ha ampliato, ideato, ampliato nel 2001, se non sbaglio, anche se era stato, voglio dire, costruito dall'Associazione Amici del Museo di Selva, che è un'associazione molto importante. Ecco, a questo, per esempio, a questo corso di formazione di 3 giorni partecipano dei giovani. Abbiamo anche appena, se posso Sì. continuare, abbiamo anche appena terminato un altro progetto sempre ideato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO con cui collaboriamo e siamo un po' i coordinatori della rete della formazione per la provincia di Belluno, che è intitolato Io vivo qui, e questo è rivolto a studenti, a scolari della primaria e della secondaria di primo grado dei vari istituti comprensivi della provincia di Belluno. E cosa propone? Propone proprio una consapevolezza, come lei diceva, di che cos'è il territorio in cui vivono, sia dal punto di vista delle caratteristiche geologiche, fisiche, naturalistiche,
sia dal punto di vista della comunità e quindi dei linguaggi, dei dialetti, del ladino in alcuni casi, no? Se sono nella parte alta della provincia, delle abitazioni, dei modi di vita tipici, di modo che loro si sentano partecipi di un territorio, di una comunità e attraverso l'aiuto di bravi insegnanti, ce ne sono di molto bravi, propongano anche, facciano delle proposte, per esempio pulire una fontana, no? Mettere a posto un vecchio tabià, mettere a posto un qualcosa di dismesso perché possa essere luogo di raccolta di varie associazioni culturali. Ecco, queste sono cose che noi lo seguiamo da 6 anni. Che questo progetto, rivolto ai giovanissimi in questo caso, no? Propone, per favorire la cosiddetta cittadinanza attiva. E la fondazione poi ha un legame stretto con l'Università di Padova. E dimenticavo di dire che Rigenera Montagna, che ho solo evocato, era rivolto a studenti delle superiori, nel caso specifico dell'Istituto Tecnico Industriale Segato, del Liceo Dal Piazza e dell'Istituto Agrario della Lucia, Antonio della Lucia, e con varie partecipazioni, ma soprattutto sulla base di un supporto scientifico dell'Università di Padova, il Dipartimento Territorio e Sistemi Aeroforestali, Dipartimento di Psicologia e poi dell'Università di Trento per quanto riguarda l'ingegneria ambientale. Quindi, guidati da queste persone esperte, gli studenti hanno potuto fare delle esperienze in natura, conoscere, immergersi nel paesaggio, fare esperienze di potatura delle rose a Serravella, fare esperienze in un laboratorio Unifarco, che è uno dei partner, e fare esperienze anche per la cura dei narcisi, per dire, quindi, oppure conoscere in modo diretto i temi della confluenza dell'Ardo nel fiume Piave, ecco, nel campo idraulico. E gli studenti, essendo diretti protagonisti di queste esperienze, guidati da persone brave, no? Hanno interiorizzato molti contenuti che poi hanno trasmesso sotto forma di podcast, sotto forma di altri strumenti che i giovani conoscono. È solo un esempio, insomma, delle iniziative, in questo caso di ricerca, che la Fondazione porta avanti nel campo della formazione. Ecco, come dicevo, noi abbiamo un rapporto privilegiato con l'Università di Padova perché Giovanni Angelini, lo ricordo, che ha donato alla città di Belluno il suo patrimonio librario da cui è nata la fondazione, per cui il sindaco pro tempore diventa il presidente, no? Ha voluto che ci fosse, oltre ai rappresentanti del CAI e ai rappresentanti della Val di Zoldo, che ci fosse un rappresentante fisso dell'Università di Padova, cioè la rettrice, in questo caso, che ha inviato il suo prorettore vicario, cioè il professor Dalla Fontana. E la fondazione, dimenticavo che nel consiglio di amministrazione c'è anche il presidente degli Amici della Fondazione, che è un'associazione molto importante, e il presidente del consorzio BIM Piave, che è un ente cofondatore. L'Università di Padova garantisce la serietà scientifica dei progetti e da loro vengono le proposte di attività che poi vengono applicate sul territorio, cioè diventano esecutive tramite consigli di amministrazione e vengono applicate sul territorio. Quindi diciamo che insomma, avete vari legami a livello territoriale che vanno anche ben oltre insomma, la prospettiva provinciale, anche Sì. perché si ragiona di montagna, naturalmente la montagna di qui, però anche Sì. Sì. un po' in senso un po' più ampio, no? Cioè, certi discorsi che elaborate secondo me possono valere anche per gli Appennini volendo, Sì, sicuramente, è un centro studi sulla no? montagna. Infatti la nostra biblioteca riflette proprio questo ampio raggio, nel senso che ci sono anche della montagna europea, ecco, oltre che degli Appennini, insomma. Noi oltretutto collaboriamo, per
perché abbiamo costituito una rete montagna, collaboriamo con tanti enti anche degli Appennini per vedere le diverse montagne, no? Quali sono le diverse modalità di sviluppo della montagna italiana. Ecco. Comunque, per tornare al rapporto con l'Università di Padova, c'è una novità, ossia, che era già emersa l'anno scorso come germoglio, insomma, no? Ossia la possibilità di tenere nella provincia di Belluno, all'interno di un pacchetto Orizzonte Montagna, che è stato deliberato da pochissimo dal Senato, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, un pacchetto Orizzonte Montagna, quindi ambito montano, in senso ampio, come dicevo, però che riguarda la provincia di Belluno per quanto spetta a noi, ecco, di fare dei corsi brevi di formazione con le microcredenziali. Una microcredenziale è una didattica certificata che è sostenuta dalla Commissione europea all'interno del quadro della formazione permanente. E quindi riguarda sia studenti, no, ovviamente, quindi i giovani che possono arrivare attraverso questi corsi nella provincia di Belluno, sia professionisti o amministratori che possono raggiungere delle competenze che sono certificate. Questa certificazione finale, che è una specie di esame, vale a livello europeo. E quindi è già partita in qualche ambito in accordo con gli ordini professionali, non nella provincia di Belluno, altrove. E noi vorremmo quindi portare a Belluno, oltre a dei corsi che assomigliano ai corsi di geografia, cioè interdisciplinari, proprio sul paesaggio, sull'ambiente, questa materia di sintesi che è la geografia, che è una sintesi tra discipline fisiche e discipline umane, ma anche dei corsi che riguardino il mondo sanitario, probabilmente se riusciamo per ottobre, insomma per l'autunno, quindi un corso breve che può essere di 28, 32, 48 ore, che rilascia quindi dai 4 ai 6 crediti, ma non sono i soliti crediti, sono questi crediti, queste microcredenziali a livello riconosciute dall'Europa, che riguardano temi, nel caso specifico, dei bisogni sanitari, insomma, e quindi rivolti a infermieri, medici, a operatori del mondo sanitario, di cui c'è grande bisogno, come sappiamo, all'interno di un progetto che è intitolato Montagna e Benessere, Montagna e Salute. Chi frequenta, allora i docenti possono essere dell'Università di Padova, noi abbiamo un responsabile che è il professor Armolao che insegna medicina dello sport e dell'esercizio, che già ha avviato un progetto sui sentieri della salute nella montagna bellunese, e poi però possono essere come docenti anche dei professionisti, quindi non necessariamente dell'università. L'università garantisce e fa da coordinatore, no? La piattaforma è a livello universitario, però poi localmente ci possono essere esperti che intervengono e che fanno un esame finale che permette di dare una certificazione valida, come le dicevo. E questo potrebbe essere una novità, secondo me molto utile. Insomma, per gli studenti, per i giovani da cui siamo partiti, ma anche per le persone di una certa età. Ecco, vivacizzare un po' dal punto di vista universitario l'ambiente bellunese. Ecco, io chiuderei con una domanda sui luoghi in cui voi poi organizzate tutte queste iniziative. Cioè, sono solo luoghi urbani? Ci sono anche eventi, non so, in rifugio? Noi con i rifugi lavoriamo moltissimo, sì, è uno dei nostri ambiti, forse ho tralasciato di dire il legame stretto col CAI. Ecco, varie sezioni del CAI della provincia fanno parte dell'Associazione degli Amici della Fondazione. E una cosa recente è il rapporto stretto, la collaborazione stretta con il CAI di Belluno. È proprio il rifugio Settimo Alpini, che è gestito da una coppia molto di giovani molto entusiasti, abbiamo portato
una sezione libraria di 100 libri della Fondazione che sono stati proprio catalogati o che vengono catalogati man mano dai catalogatori della Fondazione e che viene messo in un ambito, nell'ambito del rapporto col Parco Nazionale Dolomiti Berlunesi, di cui dovrei parlare a lungo, ma col progetto incentrato su Piero Rossi. Ecco, quindi ci sono già dei pannelli su che riguardano Piero Rossi, che era stretto amico di Giovanni Angelini, e questa bibliotechina, che è un esempio di come la cultura può arrivare in rifugio in modo anche strutturale. Grazie mille per essere stata con noi. E Grazie. quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni.